Sceglieresti un solo frappè al posto di 100? Quando si tratta di quello che ci piace, diciamo che più grande è meglio, eh? Ecco perché stiamo facendo la sfida dei 100 strati. Accidenti, perché Amy ci mette così tanto? Ci perderemo il film. Amy? Altri 5 minuti non è la fine del mondo. Ma è quello che hai detto un quarto d'ora fa. Ammettilo, Justin, aspettare che Amy si prepari è una vera tortura cinese. Sembra proprio che lo faccia apposta. Ah sì, ormai perderemo il film. Meglio ordinare la pizza. Sì, caro, che cosa c'è? Adesso mi vendico con la sfida dei 100 strati perché mi hai fatto perdere il film. Che cosa? Ma ho appena finito di farmi i capelli! Per questa sfida spruzzeremo i capelli di Amy con 100 strati di lacca. Ecco lo strato numero 1. Guarda un po', le cose stanno diventando sempre più toste. Bene, Amy, come ci si sente ad essere quella che deve aspettare? Ok, hai finito? Accidenti, sembrano davvero rigidi. Pensi che ci sia rimasto qualcosa in quel flaconcino? Oh, che peccato, avevo così bei capelli oggi. E siamo quasi a 100? Con tutti questi strati bisognerà dargli un bel colpo di phon. Ok, abbiamo fatto. Wow, Amy, hai messo il dito nella presa elettrica per caso? Vedi? Te l'ho detto. E ti aspetti che esca a cena e al cinema conciata così? Eh già, facciamo vedere a tutti la tua nuova acconciatura, tesoro. Ma non prima di un breve post su Instagram. Oh, non esiste, devo scappare. Stupida porta. Striscerò via così. Ok, e adesso è il momento del bagno e della maschera. Già finita? Ma davvero, non ce n'è per niente. Oh, ciao Amy, devo togliere la maschera. Perché mi stai guardando così? Ma niente, lascia stare. Ma so io come insegnargli a non toccare più le mie cose. Via libera! Adesso faccio credere a Justin che la mia lozione abbronzante sia in realtà una crema idratante. Basta cambiare al volo l'etichetta. E adesso dobbiamo solo aspettare. Ma prima devo lasciare la scena del crimine. Ok, fammi vedere un po' qui. La mia pelle è un po' secca, chissà se c'è della crema. Ah, sì, questa è perfetta. Occhio, se fossi in te, Justin, non emetterei così tanta. È il momento della sfida dei 100 strati! Scommetto che Justin non si sarebbe comportato così se avesse saputo che era un abbronzante. Sarà davvero irriconoscibile. Accidenti, tutto questo spalmare è così stancante. Ehi, fai attenzione agli occhi! Siamo sicuri che non faccia male? Credo che lo scopriremo presto, vero? Va bene, ci siamo quasi, ma abbiamo ancora una ventina di strati. Ok, quasi fatto. Mi laverei quelle mani prima di subito, Kevin. Oh, è stato un bel riposino. Ma che cosa aveva quella maschera? Oddio! Lozione abbronzante! Bene, mi sa che qualcuno si darà del malato al lavoro oggi. Wow, ragazzi, siete perfetti per la festa in costume stasera. Justin, la forza è sicuramente con te. Sì, questi chignon sono davvero troppo belli. C'è soltanto una cosa da fare. Pensi che il colore sia giusto? Accidenti, mi sa che ci vorrà un po'. Oh, beh, so io come rendere questo costume più interessante. Chewbacca? Davvero? Ed ecco qui la sfida dei 100 strati. Con questa extension per capelli? No! Sapevo che sarebbe stata una serata fantastica. Io che ci ho messo così tanto per prepararmi. E adesso è tutto andato all'aria. Ed ecco a voi l'extension numero 1. Attacchiamola in testa e facciamola finita. Justin non ha menzionato un colore specifico, giusto? Se Chewbacca avesse i capelli come Amy, probabilmente gli ci vorrebbe un sacco di tempo per prepararsi al mattino. Wow, dai un'occhiata a tutte queste tonalità! Sono solo io o la cosa sta diventando divertente? Resisti, Amy, ci siamo quasi? Accidenti, la mia mano si sta stancando e non ho più posto dove metterle. Vabbè, non ne mancheranno molte, vero? Non credevo di avere così tanta extension in così tanti colori.
sì, non ho proprio più posto. Wow, guardate quanta extension! È incredibile! Ok, Justin, ho completato la sfida? E di sicuro adesso sembra un Chewbacca arcobaleno. Sì, ci sei riuscita! Hai solo bisogno di un'ultima cosa. Oh, e certo, non poteva mica mancare questa sciabola, vero? Adesso siamo pronti per la festa. Ehi, Justin, com'è andata la tua corsa? Io sono rimasta qui a mangiare biscotti. Sono così buoni. Beh, anche questo strano succo è, diciamo, buono. Wow, non ricordavo che gli Oreo fossero così buoni. Posso averne uno? No! Sei a dieta, non ricordi? Oh, non me lo ricordare. Beh, allora me ne starò qui a fissarli. Ma adesso che nessuno guarda, posso prenderne uno, giusto? Che buono. Come mi sei mancato. Oh, dai che ti richiamo più tardi io. Ti sei mangiato uno dei miei biscotti? Se hai la faccia colpevole, allora che ne dici di mangiarne 100, eh? Wow, Justin, sono un sacco di biscotti. Sei sicuro di farcela? Aspetta un secondo, che sta facendo con la farcitura? Ah, sì, si sa che è la parte migliore. Mi sa che la sua idea è perfetta. Sì, si sta praticamente preparando un gigantesco sandwich di Oreo. Ma guardatelo, non si è mai impegnato così tanto in tutta la sua vita. Ehi, dove hai imparato a farlo? Guarda quanto sembra facile! Continua così, ci sei quasi! Assicurati di non farli cadere, ragazzo. Signore e signori, ecco il più alto Oreo che si sia mai visto! E adesso il biscotto sopra. Ah, sì, sono così orgogliosa di te. Aspetta, sai che devi mangiare quel coso, giusto? Ma come faccio a metterlo in bocca? Qualcosa mi dice che non sarà così facile. Mamma mia, ma quanto è buono! Ehi, vuoi condividerne un po' con me? Oh, sembra che oggi Amy si voglia coccolare. E oggi sta facendo dei trattamenti alle mani. Ehi, Amy, che fai? Che cosa sono quelle cose sotto gli occhi? E le tue mani? Che diavolo è quella roba? Ambiguo. Il mio dito somiglia a una candela. Ehi, hai interrotto il mio zen. Beh, se devi stare lì in piedi, allora è il momento della sfida dei 100 strati. Ah, sono cavoli tuoi. Ma il mio dito non sarà più lo stesso. Ti conviene cominciare subito finché la cera è calda. Cavolo, ma dovevo giocare a basket! E adesso devo fare tutti i trattamenti di bellezza. Cominciamo con questa lozione. Su, facciamola finita. Ma che strana sensazione, è così caldo! E adesso nel ghiaccio. Oh, questo cambiamento di temperatura mi sta facendo venire i brividi. Solo pochi strati e la mia mano è troppo strana, guarda! Ed è solo l'inizio! Sarà anche strano, però è anche rilassante. Se ti piacciono cose del genere. Ma quanto manca, ho perso il conto. Ok, sei quasi arrivato a 100, giusto? Wow, ma è la tua mano quella? Non si riconosce nemmeno più. Va bene, siamo quasi alla fine. Non riesco neanche a metterla nella ciotola. E sembra che pesi una tonnellata. Au! Ok, posso avere un po' di pace adesso? Ehi, toglili, sono i miei gioielli! No, non si leva! Dai, lasciami stare! Dammi! Accidenti, che fatica! E tu? Accetteresti la sfida dei 100 strati? Dai un'occhiata dietro le quinte per divertirti! Assicurati di condividere questo video con i tuoi amici e iscriviti al nostro canale YouTube di 1-2-3-GO Challenge per altre fantastiche sfide come questa. A presto!